Pochi giorni fa c'è stato questo incontro importante tra leader di religioni diverse, di culture diverse. Qual è l'importanza di questo momento per la politica in senso ampio? Ma io credo che sia stato un momento fondamentale, perché il mondo globale ha bisogno dello spirito di Assisi. Il mondo globale è un mondo che si unifica, ma anche da grandi e forti conflittualità. In questo senso io credo che lo spirito di Assisi ha anche un'estetica, la bellezza della pace. E la pace ha un legame profondo con le religioni, intrinseco, perché ogni religione ha qualcosa, un messaggio di pace che viene dal profondo, un messaggio che tante volte è occultato, è spento, è dimenticato, eppure è un grande messaggio. Io credo che bisogna evitare che le religioni siano isolate, vivano sole, vivano chiuse, perché tante volte i leader religiosi sono fatalmente attratti dalla violenza, dai localismi, dai nazionalismi. Dal primo incontro 30 anni fa, che cosa è cambiato? È cambiato il mondo prima di tutto. Allora c'era la guerra fredda, oggi c'è tutta un'altra dimensione, che è la dimensione di questo mondo globale unito e diviso, di questa guerra a pezzi. Ma poi c'è tutta la storia dello spirito di Assisi, che ha promosso tante paci e che allo stesso tempo può, come dire, anche essere uno spirito di ripresa delle periferie, delle conflittualità urbane. Questo è un discorso molto importante. Lei infatti ha lavorato molto sul concetto di periferia, come del resto il nostro Papa. Che cosa quindi possono fare i territori in questo senso? Ma io credo che lo spirito d'Assisi non è qualcosa di grandi incontri negli alberghi, nelle sale per meeting, eccetera. Lo spirito di Assisi è qualcosa che vive nel territorio, perché lo spirito di Assisi è la proposta del vivere insieme. E oggi lo shock di civilizzazione non è solo sui grandi scenari, lo shock di civilizzazione è anche nelle realtà urbane umane. Grazie. Arrivederci. Grazie mille.